L'anteprima nazionale di 100 anni di veleni, il documentario che racconta la storia del polo chimico di Bussi, si terrà sabato 18 novembre alle ore 18.30 presso l'auditorium Cianfarani di Chieti. Ad annunciarlo i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi e Domenico Pettinari, che nel corso di una conferenza stampa hanno presentato anche il progetto Riscattiamo Bussi, il contest di idee che il Movimento 5 Stelle Abruzzo ha deciso di promuovere per la riconversione dell'intera area SIN Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara. È un progetto ambizioso, abbiamo pensato di raccontare la storia di Bussi in un vero e proprio docufilm della durata di una mezz'ora. C'è l'intervista a Mario Tozzi, c'è anche l'intervista ad Antonio Massari, che è il giornalista del Fatto Quotidiano che ha curato la parte, diciamo, giudiziaria della vicenda. È un progetto per riscattare appunto Bussi. Per 10 anni siamo abituati a pensare a Bussi e alla discarica di Bussi. Noi vogliamo pensare a Bussi magari ad un parco tematico, a un polo museale come la Ruhr in Germania. Il docufilm che abbiamo prodotto soprattutto per recuperare la memoria storica, per non voltarci più dall'altra parte e per non dimenticare, perché troppo spesso abbiamo dimenticato, troppo spesso i cittadini si sono voltati dall'altra parte. Ecco, questo vuole essere un prodotto da far conoscere soprattutto alle future generazioni. E dopo la proiezione ci sarà un dibattito e la presentazione di questa apertura per la prima volta nella nostra regione al mondo dei giovani studenti di architettura e di ingegneria, giovani architetti e giovani ingegneri, per pensare per la prima volta in questa regione ad un progetto di riconversione, riqualificazione sostenibile dell'intero SIN di Bussi. Questo abbiamo voluto fare e sicuramente sarà una nuova fase politica. Il vero futuro sta nelle mani dei nostri giovani.